Benvenuti a Sanremo. Proprio qui sta per iniziare un'incredibile finale, la finale dell'Italian Poker Stars Championship. I nostri 8 finalisti stanno per sfidarsi e solo uno vincerà il prestigiosissimo premio che potrebbe cambiare la loro vita. Il vincitore avrà diritto a partecipare alla gran finale di Monte Carlo e addirittura alla gran finale del campionato del mondo di Las Vegas. Amici Sportivi Italia 1, ben ritrovati, Luca Pagano, Ciccio Valenti, siamo a Sanremo, l'avete già visto prima nelle indicazioni di Luca, e questi sono i giocatori che andranno a sfidarsi per l'Italian Poker Championship. Vengono dal Veneto, dal Lazio, dalle Marche, dalla Sicilia, sono i singoli vincitori, anche lei ha vinto, a prescindere. Vanno a sedersi al tavolo, signori, Italian Poker Championship. 2, 4, 6, 8. Eccoci al tavolo finale, caro Giacomo, di questo straordinario Italian Poker Championship. Confortini, Vassallo, Ridolfo, siciliano di Nicosia, ma sta a Roma ed è campione regionale anche del Lazio, un dealer. Casellato il call. Con asso e donna si nasconde Burgio, K10, giocherella e va in all-in. Subito, accelerazione con Burgio, all-in. Giocata particolare di Casellato che non ha spinto inizialmente. Attenzione, con asso e donna, Luca, di cuori. Scusami, Antinori, già visto un asso, il secondo per Antinori è un 10, rischia di farsi male. Sì, piccola critica alla giocata di Casellato. Può starci, essendo la prima mano di questa finale, il problema è far fuori. Dopo cosa farà? E quindi difendere, asso e donna, forse avrebbe dovuto difenderla in maniera superiore. Ha dato la possibilità a Burgio di andare all-in con K10, adesso vediamo Antinori cosa deciderà di fare con asso e 10 di pic. 5-9 per Burgio nello stack di 40.000 dallo small blind, lo fa, re-raise. Questa è un'ottima giocata perché vuole difendere il proprio asso 10, vuole andare alle zap con Burgio. Il problema è Casellato. Qui Antinori non può immaginare che Casellato abbia proprio asso donna, però ecco quello che ti dicevo prima, errore. Ora stai nel dubbio, adesso è il problema, perché un conto è difendere la propria mano come asso donna, come diciamo spesso a Poker 1 Mania, le coppie, quindi rilanciare. Un conto è fare call. Qui davvero Casellato ha una... Noi da casa sappiamo bene che siamo bravissimi, bisognerebbe fare call. Ok, qui Casellato ha salvato il salvabile facendolo all-in. Il problema di Casellato è che si troverà davvero contro ben altri due giocatori. Vediamo intanto Antinori cosa deciderà di fare. È anche vero che non posso dire indietro. Copre totalmente. Intanto Antinori dice non posso tirarmi indietro, è vero. Doveva aggiungere poco. E andiamo a divertirci. Attenzione, subito. Due giocatori in all-in con Antinori, asso e 10, 21, 23, 56% per Casellato. Inizio, che con asso donna copre. Inizio scoppiettante davvero, abbiamo ben tre giocatori in all-in, qui chi è messo meglio è Casellato con asso donna, Burgio può sperare in un K e Antinori in un 10. Intanto abbiamo un asso, un 8, un 6. Attenzione caro Giacomo, perché è venuto giù un asso, qui Burgio praticamente spacciato, però Antinori con quelle due picche le può combinare. 6, 8, 10, asso, il 9. Attenzione, qui Antinori vince in caso di o una picca o un 7. In caso di un 7 anche Burgio si salverebbe, ovviamente il 7 non deve essere di picche. E andiamo a vedere, yes! No, è un 6. Signori, attenzione caro Giacomo, abbiamo iniziato veramente alla grande questo tavolo finale, abbiamo già perso un giocatore, anzi ben due giocatori, vediamo il chip count, no, lui rimane corto, abbiamo perso Edoardo Burgio, campione argentino, sì, campione regionale della Sicilia, 36 anni? 23 marzo del 73.
Ma andiamo, diminuisce di un giocatore questo tavolo finale, ecco Burgio che viene bene, insomma. Beh, dai, si consola. Andiamo bene, Burgio, vai tranquillo. La bellissima Katia Ferrante, che salutiamo. E la salutiamo? Via. Sì, beh, vedo che sai il nome, cognome, indirizzo, sai tutto, c'è anche il numero. Salutiamo. L'avrei trovata su Facebook. LOL. Jack 5. Attenzione, 10 e 6, no. E ora è vassallo, 8 e 3, vuol giocare. Attenzione, 2, questa 6. È una giocata molto aggressiva, infatti Rosario Vassallo arriva dalle qualifiche, è campione online siciliano. E questa è una giocata molto aggressiva. Perché c'è da dire, caro Giacomo, che chi viene da internet c'ha un pochino... la spinta facile, c'ha il race facile. Bene tu. Sì, da dove arrivava il tuo amico, quello di Monte Carlo, che poi ha vinto 2 milioni di euro? Da internet. Ah, ecco. Chi? Parli di... Esatto, di lui. Di coso? Di quello che ti sogna la di notte. Di quello? Che brutto. Vabbè. Lo salutiamo lo stesso, dai, è un collega. Invece ancora una piccola critica a Casellato, perché fare un call con 9-2 di fiori è molto arduo. Recuperare subito quello che ha appena perso. Call con Asso 3. Dal big blind, vediamo il flop. Un 9, un 2 e un 4, mi dicevi della critica Casellato? Beh, come dire, un call perfetto, ha floppato la doppia coppia, veramente... Però attenzione ad Antinori, che con un 5 chiuderebbe una scala e subito ne vuole approfittare. Lo vedete, Asso 4.000. 2, 3, 4, eventuali 5, spinge con 4.000 e adesso vediamo Vassallo fuori dai giochi, soltanto il 2% per lui. Un po' di scena, ma è presumibile il suo fold. Mi piace la giocata di Bruno Antinori, lui campione regionale delle Marche. Chiaro che non può immaginarsi che Casellato abbia fatto un call con 9-2 di fiori. Vassallo controlla. Vabbè, e Vassallo, poi... No, Vassallo, no, ferma. Allora, va bene rilanciare prima. Va bene l'aggressività. Vabbè, di ci provi, va bene tutto. Dai, adesso però un po' di scena. Si può andare. Dai, okay, va bene, un po' di scena e via. E qui voglio vedere su Casellato che ha floppato la doppia coppia. Tanto un po' di show. Casellato doppia coppia, ma Antinori, attenzione, perché ha... con un 5 chiuderebbe una scala, ha già fatto attenzione capire. Slow play di Casellato, questo mi piace, questo solo mi piace. Il call con Antinori, però attenzione, perché in caso di un 5 ci sarebbe davvero una brutta sorpresa. No, una donna di fiori non cambia nulla. Casellato. E adesso la parola ad Antinori, vediamo. Casellato ancora check e Antinori manderà, è andato all'in. Quindi adesso davvero Casellato si trova a fare un call relativamente facile. Ha trasformato un call che a me non è piaciuto molto in due belle giocate, perché ha fatto slow play. Quando diciamo slow